Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare un semplicissimo sottotazza sottobicchiere. Eccolo qua. È composto da tutti questi fiorellini che, se vi ricordate bene, vi ho già fatto vedere come realizzarli. Vi lascio, se non l'avete ancora visto, se non li avete ancora fatti, i link proprio qui sopra, qui. E anche giù nella descrizione, così potete andare direttamente a questo tutorial per rifare i fiorellini. In questo tutorial vi farò vedere come andare ad assemblare appunto il sottobicchiere. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Per realizzare il nostro sottobicchiere ci serviranno 7 fiorellini. Io ne sto utilizzando 3 rosa, 3 bianchi e uno fucsia. Vi lascio il tutorial dei fiorellini sia qua sopra come link diretto e sia come link nella descrizione. Poi ci servirà un filo di colore rosa, nel mio caso, o comunque uno dei colori utilizzati per i fiorellini, un ago da lacruna grossa e delle forbici. Come prima cosa dobbiamo andare a posizionare, a creare il nostro sottobicchiere. Quindi iniziamo con un fiorellino singolo, quindi il fucsia che sta al centro. E poi andiamo ad alternare i fiori rosa a quelli bianchi. In questo modo, una volta creato, dobbiamo andare a cucire. Prendiamo il nostro filo che abbiamo già inserito nell'ago e andiamo a prendere il fiorellino del centro. Lo mettiamo al contrario. E qui in un punto entriamo col nostro ago e il filo. Facciamo passare il filo e lasciamo una codina. Questa poi la lasciamo abbastanza lunga per facilitarci poi dopo quando dobbiamo andare a nasconderla. Adesso prendiamo, nel mio caso, un fiorellino rosa, mettiamo dritto contro dritto. Quindi da questa parte avremo il rovescio. E andiamo anche qui a entrare in un punto in alto del nostro fiorellino. Passiamo con l'ago il filo e a questo punto andiamo a fare due nodini. Uno. E due. Abbiamo bloccato un primo petalo. Adesso dobbiamo andare a bloccare il secondo petalo. Possiamo andare a bloccare questo, quindi verso destra, o quest'altro verso sinistra. Quello che preferite. Io mi muoverò verso destra. Quindi cosa faccio? Con l'ago entro all'interno dei petali e passo appunto nell'altro petalo. In questo modo, nascondendo il filo. Vado poi qui nel punto del mio petalo, posiziono l'altro fiore dentro in un punto del petalo. A questo punto devo rientrare nel punto del petalo rosa. In quello del petalo fucsia e devo andare a fare un nodino, quindi porto fuori il filo e ripasso nel filo. In questo modo si forma un nodino. Lo faccio per due volte in modo da bloccare bene la cucitura. E due fiorellini, vedete, sono bloccati. Quindi questo era posizionato così. Adesso decidiamo noi se prendere quello di destra o quello di sinistra, di fiorellino bianco, e proseguiamo a cucire con quello. Io vado a prendere quello di sinistra. Andrà posizionato in questo modo. Quindi
Come prima cosa, visto che ho il filo già qui, rientro qui dove ho fatto i nodini ed entro nel punto del petalo bianco. Ricordatevi che la parte davanti sta sempre all'interno del lavoro in questo caso. Faccio passare il filo e vado a fare quello che ho fatto prima. Scusate, ho sbagliato lato. Ok, va in questo lato, mi ero fatta ingannare da questo filo, quindi state attenti anche voi. Quindi posiziono qui il mio fiore, entro quindi con l'ago dove ho fatto i nodini prima ed entro qui nel punto del fiore e faccio passare il filo. Come ho fatto prima, rientro così, tiro un po' il filo e vado a creare il nodino. Di nuovo, stessa cosa, a ogni passaggio dobbiamo andare a fare due nodini, in modo da essere sicura che la mia cucitura sia ben chiusa. Ok, vedete? Adesso quello bianco dobbiamo attaccarlo sia qui al fucsia e sia qui al rosa. Quindi ugualmente bisogna decidere da che parte andare. Io vado verso destra, quindi come ho fatto prima, faccio passare il filo attraverso i petali del fiore rosa. In modo da nascondere anche il filo. E poi vado a uscire qui nel punto in alto del mio fiore. Una volta fatto questo, entro con l'ago in un punto del petalo del fiore bianco e stringo e vado a fare i due nodini. E due. Ok, dobbiamo spostarci in questo petalo perché dobbiamo andare a unirli qui adesso. Quindi, come ho fatto prima, entro nel fiorellino proprio, quindi vado a nascondere il filo e raggiungo il petalo che mi interessa. Una volta raggiunto appunto il petalo, devo andare a fare quello che ho fatto prima. I passaggi sono sempre gli stessi. Faccio quindi i due nodini. Adesso devo ripetere questi passaggi prendendo un altro fiore. Quindi il fiore era posizionato, vedete, in questo modo. Quindi adesso o prendo il bianco da qua o prendo il rosa. E rifaccio sempre gli stessi passaggi per tutti i fiorellini. Questo è il risultato una volta che abbiamo cucito assieme tutti i fiori. Questo è il retro, vedete, i fili non si vedono, e questo è l'avanti. E
Il nostro sottobicchiere è quasi finito, dobbiamo semplicemente andare a eliminare queste codine. Quindi, come ho fatto prima, rientro nel fiore e vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. Una volta passato, andare a tagliarlo. Faccio lo stesso lavoro con quest'altro. Il tutorial è concluso, spero che vi sia piaciuto. Se lo rifate vi ricordo di taggarmi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. E non dimenticatevi di lasciare un like. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!